Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing. Vi do il benvenuto a questa nuova puntata del nostro podcast di crescita spirituale e vi ricordo che potete trovare tutte le puntate di questo podcast, nonché tutte le puntate dei nostri podcast, di tutti i nostri podcast, sulla nostra app di Area 51 Publishing. La potete scaricare gratuitamente sugli store sia di Android sia sugli store Apple, sia cioè su App Store. E ripeto, gratuitamente la potete scaricare e trovate decine di contenuti extra, nonché tutti i nostri podcast. Trovate anche questi podcast naturalmente sul nostro sito www.area51editore.com nel menu podcast. Oggi vi voglio parlare di uno schema che riguarda l'amore spirituale, naturalmente, anche perché non c'è altro vero amore. Se è vero amore, è amore spirituale, anche l'amore carnale. E ce lo insegna questo amore spirituale in modo veramente geniale un monaco santo medievale di nome Bernardo di Chiaravalle, nome originale Bernard de Clairvaux, noto anche come San Bernardo. È stato canonizzato nel 1174 e proclamato dottore della Chiesa nel 1830, e lui è nato nel 1090, pensate. E dico soprattutto pensate quando sentirete la modernità, la geniale modernità di questi quattro gradi dell'amore che ci propone San Bernardo, quattro gradi dell'amore di Dio, naturalmente, nel suo meraviglioso De Diligendo Deo, appunto, sull'amore di Dio, un'opera scritta intorno al 1126, trattato mistico e teologico che esplora la natura dell'amore divino e la relazione dell'uomo con Dio. Ed è proprio questa relazione, connessione attraverso l'amore, che vorrei sottolineare in questa puntata, presentandovi quelli che Bernardo di Chiaravalle stesso chiama i quattro gradi dell'amore. Quattro gradi che già dalla struttura stessa, dall'essere quattro, rimanda a tanti schemi utilizzati nella crescita personale, nell'apprendimento di quelle che oggi si chiamano soft skill. È proprio la struttura stessa che mi ha fortemente affascinato e persuaso. Infatti, pensate a quando si utilizza questo schema quadruplice nel ormai direi convenzionale, se non lo conoscete adesso lo conoscete, schema dell'apprendimento. Si dice appunto che il processo o i gradi dell'apprendimento sono formati da quattro stazioni: il non so di non sapere, il so di non sapere, il so di sapere e, arrivando al livello più alto, al grado più alto, il non so di sapere. Quando non ho neppure alcun tipo di conoscenza, sono al grado 1, non so di non sapere, non so neppure che quella cosa esiste, quella disciplina esiste, quel mio bisogno altresì, per esempio, esiste. Il classico esempio è quello dell'allacciarsi le scarpe, non so neppure che bisogna allacciarsi le scarpe. Poi, secondo grado dell'apprendimento, so di non sapere, cioè so che bisogna allacciarsi le scarpe, ma non so farlo. E allora si arriva al terzo grado, che è quello del so di sapere, ovvero imparo ad allacciarmi le scarpe, imparo il nuovo percorso di apprendimento. Infine si arriva a un punto di maestria tale che non so di sapere, mi allaccio le scarpe quasi inconsciamente, anzi inconsciamente, senza dover portare attenzione consapevole all'azione. Ho usato questo esempio, lo ribadisco, per illustrare, se non dimostrare, la superlativa modernità di questo schema dei quattro gradi dell'amore di Dio e verso Dio, naturalmente, di Bernardo di Chiaravalle, che appunto si struttura secondo questi gradi, questi livelli:
Primo grado, amore per se stessi, per se stessi. Secondo grado, amore per Dio, per se stessi. Terzo grado, amore per Dio, per Dio. E infine, geniale, quarto grado, amore per se stessi, per Dio. Vediamoli uno alla volta. Primo grado, amore per se stessi, per se stessi. Questo intuitivamente anche è molto chiaro. È il livello base o più basso dell'amore, il livello in cui l'individuo ama se stesso e i propri interessi egoistici sopra ogni altra cosa. È un amore appunto egoistico e fortemente radicato a livello biologico, direbbe Abraham Maslow, legato ai bisogni primari, al soddisfacimento anche delle proprie pulsioni e dei propri desideri. È l'amore, per dirla con Gesù, della sarx, della carne, intendendo questa espressione, questa parola, nell'accezione che possiamo definire, se non negativa, comunque degradata, lasciatemi usare questo termine anche se un po' forte, della celeberrima appunto e meravigliosa espressione: lo spirito è pronto ma la carne è debole. Il pneuma, lo spirito, è pronto a elevarsi, ma la sarx, la carne, che incarna le pulsioni, che incarna i desideri più bassi, ecco che avvinghia ancora il corpo, il soma, che è invece un canale potenziale di espressione spirituale anche, anzi è il canale unico necessario di espressione spirituale. Appunto, soma in greco è distinto da sarx, che indica invece la carne. Anche l'ebraico ha una distinzione. Corpo è guf e indica il corpo fisico di ogni essere vivente, nefesh haya in ebraico, mentre carne, e un uomo e una donna si uniranno e diventeranno una sola carne, ecco che è invece bazar. E viene usata questa parola per descrivere la carne come parte fisica del corpo umano e animale, quindi la carne animale anche. Ecco le distinzioni linguistiche che sono molto molto importanti, perché, come viene detto saggiamente nel libro di Siracide, il modo di comprendere i testi e le scritture nella lingua originale è il modo esatto, mentre invece il modo della traduzione è sempre un modo che allontana, che svia. Poi ovviamente all'interno delle possibili interpretazioni si gioca tutta l'espressione nostra, anche spirituale, della nostra ricerca. Ma torniamo a noi, non vi leggerò in latino naturalmente il testo di Bernardo di Chiaravalle e neppure nel francese medievale, che ovviamente non conosco. D'altra parte non conosco neanche il francese moderno, ma soltanto per sottolineare ancora l'aspetto di radicale modernità, oltre che lucidità e precisione teologica da parte di Bernardo di Chiaravalle. Il primo grado è l'amore per se stessi, per se stessi. L'amore della carne per la carne, l'amore non soltanto di sé ma per sé, unicamente per sé, l'amore che resta attaccato alla terra. Secondo grado dell'amore, che sentite, il grado dell'amore che progredisce, i diversi gradi dell'amore corrispondono a un percorso di ascesa e di ascesi, anche attraverso l'amore carnale, anche attraverso la carnalità si può iniziare e non fermarsi. Qui vorrei, in maniera soltanto accennata, mostrare tutta la distanza che c'è tra la nostra storia monoteistica occidentale e per esempio la tradizione orientale. Attraverso il sesso, in tante tradizioni orientali, attraverso il sesso stesso si può raggiungere la trasmutazione mistica e perfino l'illuminazione, per esempio nelle scuole tantriche, in alcune scuole tantriche. Nella tradizione occidentale monoteistica specificamente, e ancor più certamente nella tradizione cristiano-cattolica, questo non è assolutamente possibile. Per arrivare a una elevazione, per arrivare a un superamento della dimensione meramente
terrestre, cioè della dimensione, per usare termini orientali legati al samsara, all'illusione dell'esistere, bisogna staccarsi, elevarsi, ascendere, trascendere la dimensione carnale. Ecco che arriva allora il secondo grado dell'amore, secondo Bernardo, l'amore per Dio, per se stessi. In questo grado l'individuo inizia ad amare Dio, ma principalmente per motivi egoistici, come i benefici personali che derivano da quest'amore. È un amore che riconosce la bontà di Dio, ma è ancora guidato dal desiderio di ricevere da Lui attraverso quest'amore. Se vogliamo fare un'analogia con la preghiera, corrisponde questo tipo d'amore alla preghiera di richiesta. O Signore, fammi questo. O Signore, io ti do questo in cambio di questo. Preghiera che Meister Eckhart, per esempio, stigmatizzava come falsa preghiera. Ma in realtà anche questa preghiera ha un suo potente significato, o una sua, direi, potente necessità. È una fase che ci permette comunque di elevarci, di trascendere, e anche attraverso, e questo fa parte della mia personale ricerca, la realizzazione trattino manifestazione terrestre del desiderio, fra virgolette, celeste, o del desiderio terrestre attraverso l'amore trattino connessione celeste, quella prova di manifestazione è la prova che ci permette di superare la stessa dimensione terrestre, lo stesso desiderio terrestre, se veramente interpretiamo il processo di manifestazione non come l'obiettivo, non come lo scopo, ma come una fase. Fase che ci permette di arrivare al terzo grado, l'amore per Dio, per Dio. Quello che piacerebbe a Meister Eckhart, che corrisponderebbe nella nostra analogia alla preghiera di connessione o la preghiera della presenza, restare unicamente nella presenza di Dio, quello che Aristotele diceva essere il supremo movimento della mente umana, ovvero non tanto, non soltanto la contemplazione di Dio, dell'essere, ma la dimora con l'essere, il dimorare nell'essere, stare nella prossimità, per dirla con Heidegger, dell'essere. È comunque l'amore per Dio, l'amore più puro e disinteressato. Qui l'individuo ama Dio non per i doni che può ricevere, ma semplicemente per ciò che Dio è. È un amore che riconosce la suprema bontà e la bellezza di Dio, che lo ama unicamente per se stesso. Ed è un amore, vorrei suggerirvi, che non deve limitarsi, diciamo così, al raggiungimento di un certo livello di elevazione spirituale, ma deve essere sperimentato, tentato, esercitato ogni giorno. È quella che Emmett Fox diceva essere l'azione suprema, portare la mente su Dio, oltre ogni dicotomia, oltre ogni conflitto, oltre ogni potenziale dialettica, oltre ogni sofferenza, oltre ogni problema. Quando pensiamo che Dio ci stia facendo del male, quando pensiamo che Dio ci voglia punire o non capiamo perché Dio ci sta facendo questo, ecco che questa è l'azione ancora più necessaria. Disinteressata, per dirla con Levinas, essere disinteressati significa non essere più interessati a essere, disinteresse. Questa è l'azione. Se noi riusciamo a disinteressarci a tutto ciò che è, nonostante tutti i problemi, nonostante le sofferenze, nonostante l'assurdità perfino di certe situazioni, l'inspiegabilità, l'inesplicabilità, se riusciamo a fare questo salto, abbiamo raggiunto non solo l'amore per Dio, ma abbiamo trovato anche, a mio modo di vedere, a mio modesto modo di vedere, la chiave suprema per comprendere Dio stesso, la chiave suprema per la fede. Ma Bernardo di Chiaravalle non si ferma qui. La genialità, vi dicevo, dell'ultimo stadio, l'amore per se stessi e per Dio, il grado più alto e più perfetto dell'amore. In questo stato
L'individuo ama se stesso non per motivi egoistici, ma perché riconosce se stesso come una creatura di Dio, amata da Dio. È un amore che si riflette nell'accettazione incondizionata dell'amore di Dio per l'uomo e che permette di vivere in completa armonia con la volontà divina e soprattutto, qui trovo che sia davvero geniale oltre che modernissimo, abbiamo una chiusura del cerchio virtuoso del nostro percorso. Perdendo noi stessi per Dio, ritroviamo noi stessi attraverso Dio. Non ci smarriamo nell'essere indiscriminato, misticamente non diventiamo una goccia nell'oceano infinito, ma misticamente ritorniamo a noi stessi attraverso Dio. Siamo un canale di espressione divina. Ritorniamo individui, ritorniamo consapevoli del nostro essere unici, ritorniamo noi stessi e amiamo perfino noi stessi, ma attraverso la luce di Dio. Ci amiamo perché Dio ci ama e ci amiamo perché amiamo Dio. Trovo che sia veramente geniale. Bene, spero che questi 4 gradi dell'amore che ci ha illustrato Bernardo di Chiaravalle vi possano essere di supporto e di stimolo per la vostra evoluzione spirituale. E vi do naturalmente appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi ancora che tutti i nostri podcast, oltre che tutte le puntate di questo podcast, le trovate sia su www.area51editore.com sia sulla nostra app di Area 51 Publishing, che potete scaricare gratuitamente sia sugli store per Android sia su App Store, per la vostra evoluzione senza limiti.